Ma la perizia, fatta per il coraggio morale di un medico, accertò che l'uomo era stato ucciso. È stato per la polizia un incidente sul lavoro. Non ha voluto parlare, non avendo assolutamente nulla da dire, e gli agenti di pubblica sicurezza l'hanno massacrato di botte. Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Gli anarchici! Parla! 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 Gli anarchici! Gli anarchici! Lo abbiamo ammazzato. È stato un incidente sul lavoro. Si è suicidato. È vero. Si è suicidato. 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 L'ultimo di una lunga serie di anarchici suicidi. A procurarmi queste sensazioni è l'odio insolente che insorge in me ogni ora come una offerta redditizia priva di logica. Una sola sostanza che cresce fra i minuti alla moviola, sguardo affilato come una scure, tempo ridotto a una continua riproduzione della merce affinata dai poteri, senza che sia mai amabile, mai. E gli sconvolgimenti che ne derivano canalizzano la serie degli eventi contro questo appiattimento, contro ogni genere di umanità che serve. Il secolo che vede solo opere, cattedrali, civiltà da bruciare tutte insieme, una volta per tutte. E io penso che bisogni compiere ora una esistenza senza giri viziosi, senza l'umano e le sue competizioni, le sue trappole. E non si concede che un attimo all'esame del portato di tutta questa crudeltà gratuita. Dagli altri non estrarre che l'ultima fase del richiamo prima di uccidere. Le relazioni gerarchiche che combattiamo. I terrorismi politici fatti di morti continue sotto gli occhi di un dio sbirro. Ora la loro retorica si veste di incanti e noi che bruciamo tutto non ci sentiamo più risolti e con il cuore, il sangue, con tutta la carne, le membra riflettiamo questa intensità abbagliante che porta innumerevoli nomi di libertà. Frezzi, Salcedo, Vanzetti, Sacco, Serantini, Giuliani,
Giuseppe Pinelli e tutti gli altri. Thank you.